Covid-19, ok? Del CTS all'eliminazione dell'obbligo di mascherina all'aperto dal 28 giugno. Preparazioni galeniche, anabolizzanti dimagranti e antimicrobiche, scattano nuovi divieti. Federfarma Ragusa rinnova le cariche sociali. Malattie rare dell'apparato respiratorio, oggi il webinar di Motore Sanità. Buongiorno e ben ritrovati con il TG di Federfarma. Stop all'obbligo di indossare la mascherina nelle regioni in zona bianca dal 28 giugno. E quanto deciso dal CTS, che però ribadisce la permanenza dell'obbligatorietà della mascherina a bordo dei mezzi pubblici e raccomanda l'utilizzo della mascherina ai soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che gli stanno accanto. L'obbligo però resta negli ambienti sanitari ed ospedalieri e devono essere rispettate le disposizioni e i protocolli stabiliti per l'esercizio in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative. Ad influire sulla decisione del CTS i dati provenienti dalle vaccinazioni in costante aumento, che si spera rispettino il trend anche nel mese di luglio, quando però si registrerà un calo degli arrivi di Pfizer. Ma parallelamente, sul fronte europeo, l'Unione Europea rassicura che sulla base di questi dati e delle previsioni disponibili entro il mese prossimo potremo raggiungere l'obiettivo di vaccinazione del 70% della popolazione adulta. Nuovi divieti per le preparazioni in farmacia di medicinali galenici a base di steroidi anabolizzanti androgeni, di preparati dimagranti con estratto di citrus aurantium e di preparazioni magistrali di violetto di genziana. A definire i provvedimenti tre decreti ministeriali in vigore da giovedì 17 giugno. Nel primo si definisce il divieto di preparazione di medicinali galenici contenenti sostanze classificate steroidi anabolizzanti androgeni, escludendo dal divieto preparazioni galeniche contenenti testosterone o nandrolone. Per quanto riguarda i prodotti dimagranti, invece, con il secondo decreto si vieta ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali di estratti di citrus aurantium, con percentuale finale superiore al 10%. Sulle preparazioni magistrali di violetto e di genziana, infine, si fa riferimento nel decreto al parere acquisito dall'AIFA dalla Commissione Tecnico-Scientifica che suggeriva il provvedimento di divieto in quanto il rischio di cancerogenesi connesso all'uso della sostanza in questione non è bilanciato da una necessità terapeutica. Rinnovati gli organi collegiali della Federfarma Ragusa per il triennio 2020-2023. Nel consiglio direttivo Luigi Bianculli nella carica di presidente, vicepresidente Maurizio Floridia, segretario Guglielmo Cartia, tesoriere Vincenzo Matarazzo. I consiglieri eletti sono Lucio Schembari, responsabile rurale, Raffaele Amore, Filippo Papaleo e Maria Luisa Veninata. L'esercizio patie polmonari al centro del focus Toscana organizzato da Motore Sanità in programma per oggi dalle 15.30 alle 17.30 con la partecipazione di Marco Viti, vicepresidente regionale di Federfarma Toscana. Tali malattie rare dell'apparato respiratorio sono patologie a complessa gestione e in Italia riguardano circa 15.000 pazienti ma con diagnosi accertata solamente su circa 5.000 di essi. I centri dedicati alla cura di questa malattia nel nostro paese sono 107. 30 di questi seguono circa il 70% dei pazienti, con un carico di lavoro sempre più oneroso e di difficile gestione. Sempre oggi, dalle 14.30, invece, si terrà il webinar dal titolo Cure palliative e umanizzazione delle cure, una cifra di civiltà, che consentirà di approfondire le tematiche che attengono non solo al comune sentire umano, ma anche al senso di responsabilità di tutti gli operatori sanitari impegnati nelle attività assistenziali e di cura. L'evento intende promuovere e sensibilizzare la cultura del sollievo dalla sofferenza anche attraverso l'impegno professionale del farmacista. Il webinar è organizzato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani unitamente alla Fondazione Cannavò e alla Fondazione Ghirotti. Questa era la nostra ultima notizia per oggi. Federfarma Channel vi aspetta domani per un nuovo appuntamento con il telegiornale.